Buonasera a tutti. Vedo Graziano De Bellini, presente TH Resorts. Vedo Giorgio Palmucci, presente Eleni. Ti ringrazio tantissimo della disponibilità. Insomma, Graziano e Giorgio sono ormai qualche settimana che facciamo dirette di approfondimento. Stasera vi abbiamo chiesto di essere con noi perché affronteremo il tema del turismo. Insomma, due personaggi di prima grandezza del turismo italiano per noi erano importanti per aprire questa diretta con un ragionamento generale, perché insomma i motivi non sono neanche da spiegare, il turismo è al centro del dibattito da settimane ormai, dire da quando è iniziata questa emergenza. Se ne sta parlando anche in queste ore, visto che nel decreto rilancio ci dovrebbero essere perlomeno alcune misure sul settore, ma non è neanche solo un tema economico, nel senso di aiuti, di contributi, di sostegno, visto che per come è il business del turismo, richiede il fatto di potersi spostare, richiede il fatto di poter fare determinate attività in una spiaggia, in montagna, quindi c'è anche un tema di regole, come può essere per esempio per altri versanti e su altri fronti per il mondo del commercio. Per cui, insomma, ci interessava insieme a voi, anche se sappiamo che certezze vere in questo momento non le ha nessuno, iniziare ad affrontare il tema, anche perché la stagione estiva si avvicina e quindi, diciamo così, almeno gli italiani che ne avranno la possibilità, che probabilmente purtroppo saranno meno degli ultimi anni, visto che sicuramente l'emergenza porterà con sé anche una crisi economica e per le famiglie, capire insomma secondo voi quali sono gli scenari. Io mi taccio perché l'introduzione voleva e doveva essere breve e partirei da Giorgio Palmucci, presidente dell'ENIT. Presidente, dal tuo punto di vista, qual è lo scenario, qual è stato l'impatto, intanto se si può misurare su un settore che vale il 13% del PIL in questo paese, ma il 15% degli occupati, qual è stato l'impatto fino adesso, ma anche quali sono le prospettive per la stagione? Da un lato cosa chiedete alle istituzioni, ma dall'altro anche come pensate di poter affrontare uno scenario che sarà sicuramente complicato. Grazie dell'invito, sono molto contento di essere qui con voi. Purtroppo in un momento decisamente complicato, decisamente difficile, sicuramente è per quanto riguarda non solo il mondo del turismo, ma una situazione che non è mai stata vissuta in passato, perlomeno dopo la seconda guerra mondiale, quindi dopo gli eventi bellici della prima e della seconda guerra mondiale, ma questo è un momento veramente eccezionale nel senso negativo e che impatta ovviamente, quindi dovendo parlare di turismo, impatta enormemente quello che è il nostro turismo e il turismo mondiale. E il nostro turismo, oltretutto, dopo 2 anni che erano stati decisamente degli anni molto positivi, perché erano stati anni in cui erano stati raggiunti quasi 430 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive italiane, di cui circa il 50% di italiani e il 50% di stranieri. E con una bilancia turistica nazionale che era positiva per circa 17 miliardi, cioè significa che praticamente c'erano incassi dai turisti stranieri per circa 46 miliardi e gli italiani che andavano all'estero per circa 27, quindi portava anche un beneficio notevole a quella che era la bilancia anche dei pagamenti italiana, ma comunque la bilancia turistica è una bilancia turistica di 17 miliardi. Ci troviamo di fronte adesso a periodo in cui praticamente da circa il 20 di febbraio ci siamo trovati a chiudere qualsiasi tipo di attività, comprese quindi le attività turistiche, oltretutto dopo essere stati considerati come gli untori d'Europa, per cui all'inizio soprattutto l'Italia è stata considerata il paese che stava diffondendo in Europa il virus, quando nella realtà dei fatti siamo stati l'unico paese ad essere corretto ad informare quella che era la situazione, perché adesso si sta scoprendo che in tutti i paesi europei la situazione era identica, cioè quindi si stava diffondendo, tant'è che anche poi la misura che era stata presa dal governo italiano di chiudere i voli diretti dalla Cina non poteva che avere un impatto limitato per il fatto che gli aerei dalla Cina arrivavano a Francoforte, arrivavano ad Amsterdam, arrivavano a Dubai e poi arrivavano comunque in Italia. Quindi ci siamo trovati a uno scenario straordinario che ha portato alla chiusura praticamente di tutti gli alberghi in Italia, di tutte le attività economiche legate al turismo, e con un periodo di quarantena che abbiamo vissuto con totale fino alla settimana scorsa, ma che comunque ancora adesso non è in fase di riapertura.
senza poter dare alcuna certezza su quella che sarà la prossima stagione. Una prossima stagione nella quale sicuramente quello che ci sarà un turismo italiano, perché fin tanto che le frontiere saranno chiuse, fin tanto che quindi non saranno ripristinati i voli, ma neanche la possibilità di spostarsi senza quarantena, senza dover passare 14 giorni di quarantena, significa che al momento si può puntare solo ed esclusivamente su un turismo italiano. Considerando tra l'altro il fatto che al momento c'è ancora l'incertezza su quella che sarà la data di apertura, la possibilità di spostarsi da una regione all'altra, che è un altro elemento particolarmente importante. Per cui, sotto questo punto di vista, la stagione estiva è ancora un grosso punto di domanda, e fin tanto che non si potranno avere questa possibilità di spostarsi dalle regioni, e il MIBACT sta comunque lavorando anche a livello europeo perché si possa arrivare almeno a una chiarificazione e non soltanto a degli accordi bilaterali tra alcuni paesi, e quindi che si possa permettere perlomeno gli spostamenti all'interno dell'area Schengen con una specie di passaporto sanitario. Questo permetterebbe, soprattutto in alcune destinazioni, alcune regioni, basta pensare il Veneto, cioè pensare che di non avere i tedeschi sul lago di Garda o sulla costiera, sulle spiagge del Veneto e dell'Emilia Romagna, cioè significa avere numeri che saranno decisamente molto, molto, molto ridotti. Come funzionerebbe, una domanda, come funzionerebbe questo passaporto sanitario? Abbiamo letto un po', ma qual è la dinamica? Ma la dinamica è quella che, cioè, in questo momento a livello di Commissione o di Unione Europea stanno lavorando sul fatto di poter dare tipo corridoio sanitario per cui passando da qui, dal paese dell'Unione Europea ad un altro paese dell'Unione Europea non sia necessario fare questa quarantena. Il come lo stanno ragionando all'interno dei ministeri anche della salute dell'Unione Europea per vedere quale modo. Però sapete, si sa che in questo momento ci sono alcuni paesi e alcune regioni dei paesi che soffrono maggiormente, cioè che hanno un numero di contagi più elevato, come per esempio in Italia e Lombardia, però nel sud Italia, ad esempio, il contagio è assai minore e quindi probabilmente sarebbe meno pericoloso se andassero degli svedesi, dei norvegesi o degli inglesi, scusate, non degli inglesi, dei norvegesi, pardon, o di alcuni di altri paesi europei che sono stati meno toccati, che sono meno toccati dal virus, potrebbero quindi arrivare e dare meno rischi anche al sud, se arrivano da regioni o da paesi che sono meno colpiti dal contagio. Quindi questa è una delle possibilità. Quello che è sicuro è che ad ogni modo non bisogna pensare di aspettare per ragionare, questo lo intendo a livello di Enit, su quella che sarà una ripresa, perché bisogna considerare che è fondamentale lavorare già da adesso per mantenere quello che è l'immagine che comunque l'Italia ha come destinazione turistica. Cioè quello che io continuo a raccontare è: ricordatevi che l'Italia, rispetto ad altre calamità naturali o atti di terrorismo o le guerre che ci sono state nel passato, cioè il Covid perlomeno non ha toccato quelle che sono le bellezze naturali, il nostro patrimonio culturale, i nostri territori. Per cui, come Enit abbiamo raccolto anche attraverso i social e attraverso il web le menzioni, cioè quelle che è l'opinione, quello che è il sentiment nei paesi del mondo. Quindi sta già sparendo e su questo bisognerà continuare a lavorare. L'immagine dell'untore, perché si è visto che appunto la situazione è identica in tutta Europa. Però bisogna fare in maniera tale che, cioè, vedere quali sono i sentiment. Il sentiment è che abbiamo raccolto praticamente circa 600.000 menzioni di Italia e Travel sul web, circa 30.000 sul web, circa 570.000 sui social, e comunque nel 99% dei casi c'è un grande affetto e desiderio di ritornare o di visitare di nuovo l'Italia una volta che sarà garantita, tra virgolette, una sicurezza
nella vacanza. Per cui da questo punto di vista è importante mantenere il dialogo con i turisti potenziali e già che hanno visitato il nostro paese, ma di mantenere questo fine e fare in modo che si rendano conto e che mantengano questo desiderio di visitare l'Italia e considerano l'Italia come poi una destinazione sulla quale ritornare una volta che quella situazione di emergenza sarà conclusa. Grazie al Presidente Palmucci. Graziano De Bellini, Presidente di TH Resorts, quindi mare, montagna. Abbiamo visto che oggi hanno annunciato la gestione per 15 anni di un nuovo hotel a Roma. Dal tuo osservatorio, dal vostro osservatorio, l'impatto che ha avuto, ma cosa vi aspettate per i prossimi mesi? Abbiamo letto plexiglass in spiaggia, il biglietto per fare il bagno. Insomma, a cosa state pensando? Quali sono anche le indicazioni che state raccogliendo? Allora, noi siamo un gruppo che fa vacanze da 43 anni, dai rifugi di alta montagna degli anni 70 fino ad oggi. Ti ringrazio della citazione che hai fatto di Roma. Oggi abbiamo annunciato a tutta la stampa. Graziano, si sente un po' poco, se puoi parlare più vicino al microfono, meglio. Si Vai. sente meglio così? Sì, un po' meglio. Allora, così meglio? Vai. Dicevo, siamo un gruppo che da 43 anni fa vacanze, dai rifugi fino alla notizia molto bella per noi di oggi, di questo albergo storico di proprietà dell'Azione Cattolica, che però è uno, diciamo, degli alberghi storici di Roma, che abbiamo concluso questo accordo e che abbiamo lanciato in questa giornata che è ancora così piena del dramma di questi giorni. Questo è anche un segnale che noi diamo. In questo momento io vedo, rispondendo alla domanda che hai messo fuori dalla finestra, io dico sì, torneremo a fare vacanze. Io sono molto ottimista sulla prospettiva. Tra l'altro, anche Giorgio accennava prima, ma i dati che noi abbiamo di questi ultimi giorni a livello di prenotazioni sono molto interessanti. C'è proprio una svolta che non ha paragoni con una settimana fa. E quindi è importante che le cose buone emergano. Dicevo oggi la notizia di Roma, ma altrettanto che in questo momento c'è un movimento di prenotazioni, sicuramente con un po' di suspense, quindi le fanno laddove non c'è troppo impegno finanziario, però c'è un movimento che è ripartito. Questo per cui sulla prospettiva io non ho dubbi, ritorneremo a fare vacanze, ritorneremo a fare viaggi. Tra l'altro nel nostro marchio TH abbiamo un altro marchio importante che si chiama Marcando, che è il nostro operatore sui viaggi a lungo raggio, Oriente, Oceani, eccetera. Per cui questo che è un mondo che si è improvvisamente fermato. Ecco, sono i 100 metri, quelli che tu accennavi nella tua domanda, sono i 100 metri che abbiamo davanti che non mi suscitano l'ottimismo che ho sulla prospettiva. Perché i 100 metri che abbiamo davanti hanno troppi aspetti di confusione, troppi protagonisti in atto, e per cui riceviamo un sacco di, parlando con noi siamo presenti in quasi tutte le regioni italiane, quindi riceviamo input da sindaci, governatori, autorità, eccetera, poi le associazioni, il governo, eccetera, che in questo momento sta ritardando l'inizio di un processo commerciale vero, cioè la raccolta delle prenotazioni, perché in questo momento avremmo avuto l'80% del prenotato, l'80-90% sulla montagna e almeno il 60% sul mare. Per cui è chiaro che ogni giorno è una pietra miliare per dire se questa estate sarà almeno in parte un recupero o meno. Dal punto di vista della tua domanda, io dico, sono uscite tante stupidaggini, come il plexiglass in spiaggia, eccetera. A mio parere bisogna innanzitutto partire dal fatto che il nostro paese è soprattutto un paese per il turismo, 7.000 chilometri di coste, montagne, laghi, arte. Allora un po' di spazio riusciamo a farlo anche per questo aspetto di sicurezza. Io credo che questo vi chieda di allentare la burocrazia. Ogni volta noi abbiamo delle spiagge super affollate anche per come vengono gestiti gli stabilimenti balneari. Io non penso adesso a Rimini, ma penso per esempio alla Sardegna, alla Sicilia, a tutto il sud, un allentamento di tanta burocrazia permetterebbe di avere anche quello spazio di sicurezza oggi necessario. Dei segnali arrivano. Il governatore Emiliano
mi diceva per telefono l'altro giorno: state tranquilli sulle spiagge, facciamo in modo che ci sia una disponibilità non esclusiva, ma di poter allentare quelle modalità rigide di metro su metro delle concessioni. Se c'è un atteggiamento non burocratico, secondo me ce la facciamo. Ma Graziano, su questo, scusa, solo una specifica ulteriore. Il tema degli spostamenti per voi, nel senso per una realtà appunto che ha in particolare strutture in montagna, al mare, qu quando secondo voi dovrebbe, cioè mettiamola così, se ho colto bene il ragionamento, c'è il tema di fare presto, un po' come dicono tanti. Qual è per voi il momento limite in cui c'è bisogno che il governo dica ok, lo spostamento per le regioni si può fare? Perché mi immagino che un villaggio in Calabria o un hotel in Val d'Aosta non possano vivere solo dei calabresi o dei valdostani. Guarda, la tua domanda richiederebbe tante risposte specifiche. Ti faccio solo due o tre esempi. La montagna, cioè noi abbiamo 10 alberghi in montagna, siamo il primo operatore sulla montagna, neve, montagna, estate. E noi a questo momento avremmo avuto già tutto pieno perché la montagna ha molto più realtà organizzate. Quindi in questo momento la montagna è in una grossissima difficoltà perché diciamo, avremmo dovuto avere, diciamo, noi a fine febbraio di solito chiudiamo le prenotazioni della montagna. Questo per darti un dato. Adesso recupereremo attraverso i vari booking.com, i vari motori di ricerca, recupereremo il massimo possibile di questo, ma la montagna è in un grave ritardo. Contemporaneamente, non sapere, per esempio, sul nord se la Lombardia, che è il bacino più importante, potrà uscire dai suoi confini. È vero che Lombardia ha un po' di montagne, i Lombardi riempiono la Val d'Aosta, riempiono Piemonte, il Trentino Alto Adige, eccetera. Quindi non sapere se la Lombardia si muove, questo è gravissimo. Secondo argomento, andiamo al sud invece. Allora, la Sicilia, per esempio, qui magari il presidente dell'ENIT può dire qualcosa, ma la Sicilia ha 6 milioni di abitanti, può avere un mercato Sicilia su Sicilia importante. Anche la Puglia, direi che per esempio il nord della Puglia, i Baresi vanno volentieri nel Salento. Noi abbiamo uno dei villaggi storici più belli della Puglia, che è Ostuni. Ecco, Ostuni può avere una risposta importante anche diciamo più sottodata, per quanto diciamo noi dovremo al massimo ancora una settimana, ma poi dopo, secondo me, l'incertezza di aprire o non aprire diventerebbe un problema importante. Ecco, per tornare a prima, Calabria invece è un discorso, non è possibile pensare a un mercato interno, neanche la Basilicata. Poi la Campania è come diciamo la Lombardia al nord. Campania è una regione che ha uno spostamento sulle vacanze straordinario, è un cliente da tutti considerato impegnativo, ma anche molto generoso. Sapere se la Campania si aprirà o no è uno dei fattori decisivi. Una battuta al presidente Palmucci, perché la domanda mi rendo conto potrebbe essere vasta, ma andiamo di priorità. In queste ore si discute il decreto turismo, il decreto rilancio, scusate, che anche dentro sicuramente avrà misure per il turismo. Ma se voi doveste dire al governo che cosa serve, cioè che cosa serve, lasciando stare cifre, adesso il tema non è la cifra, ma di che cosa ha bisogno il turismo quest'estate, ovviamente non, immagino non certo per fare i numeri degli ultimi anni, ma per almeno contenere i danni e fare in modo che questo pezzo importante della nostra economia regga. Quali sono le cose fondamentali su cui vi è stato un impegno, oltre ai tempi di cui parlava Graziano? Guardi, guarda, io sinceramente poi non, visto il ruolo in questo momento istituzionale, non entro negli aspetti economici che sono che saranno o sono inseriti nelle bozze che sono già, insomma, state un po' conosciute, ma sul quale sta ancora lavorando il governo. Io credo che in questo momento le priorità siano veramente due. I tempi, qui hai detto prima Graziano, perché e già significa comunque che la stagione estiva non partirà prima dei primi di luglio. Quindi significa che la stagione estiva, che normalmente partiva verso la fine di maggio, anzi in alcune regioni in Sicilia anche da inizio di maggio, e lo si vede dal clima di questi giorni che c'è al sud, e per cui questo è già il sapere che bisogna
considerare una stagione molto corta, e per cui, siccome la differenza sostanziale, come tutti sanno, rispetto alla manifattura è che il turismo non può fare magazzino, quindi produce e se non consuma quel giorno la camera dell'albergo, il posto sull'aereo non è occupato, è finita e non possono produrlo anticipatamente. Per cui anche solo il fatto di dover procedere, di dover provvedere alle prenotazioni, già il tempo è estremamente limitato. L'unico aspetto, tra virgolette, positivo del turismo italiano, che è sempre stato un turismo di last minute, quindi di prenotazioni molto sottodata, cioè rispetto, dovessimo essere dipendenti soltanto dal turismo straniero, pensare di partire con delle prenotazioni a maggio per il mese di giugno o di luglio sarebbe impossibile riuscire ad averne una risposta. La seconda cosa, io credo che quello sulla quale è essenziale, è che avere quelle che sono i protocolli di rispetto di quelle che sono il distanziamento sociale, il funzionamento quindi degli alberghi, delle spiagge, dei ristoranti, perché altrimenti, se non si ha la certezza dell'utilizzo delle strutture ricettive, delle spiagge, dei ristoranti, anche in questo caso significa non dare la possibilità all'imprenditore di potersi organizzare e non dà la possibilità al cliente di capire cosa si aspetterà nel momento in cui sceglierà la vacanza. E la cosa che è certa, ed è questo succederà non solo per quest'estate, sarà qualche cosa che diventerà uno dei leitmotiv della scelta di una vacanza, sarà sempre di più la destinazione insieme alla sicurezza. Cioè la sicurezza diventerà un elemento fondamentale nella scelta di una vacanza, di una destinazione. Senza di quello la gente non si muoverà, perché non hai nessuna intenzione ovviamente di doversi preoccupare della salute nel momento in cui stacca da quella che è la vita quotidiana e soprattutto dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo adesso. Grazie a tutti. Luci, finale, nel senso che ho un mando che c'entra relativamente con il tema Covid, anche se in realtà c'entra col fatto che un futuro il turismo italiano ce l'ha solo se fa un profondo lavoro di formazione e di scuola. Ed è l'annuncio dei giorni scorsi sulla scuola di ospitalità con Ca' Foscari che avete fatto su Venezia. Mi piacerebbe chiudere con questo giro con voi con un messaggio su questo, Graziano. Se puoi dire in due parole il ragionamento che sta alla base e perché, perlomeno secondo me, è un pilastro fondamentale sul futuro. Guarda, ti ringrazio di questa domanda che tocca una cosa estremamente strategica, perché in questo momento, in 2 mesi, noi nel turismo rischiamo di andare indietro di 10 anni. Per poter fare un salto nel futuro, oggi serve un cambiamento e questo cambiamento non è soltanto un problema di liquidità, è anche di dare uno sguardo a dove eravamo. Noi eravamo ancora in una situazione in cui questa grande risorsa del paese, 13% del PIL, eccetera, non era ancora considerata una cosa strategica. Ad esempio, l'attrattiva dei giovani per questo lavoro. Abbiamo 11 scuole top school in Svizzera, non abbiamo una grande tecnica in Italia. Ecco dove, insieme a Cassa Depositi, che è il nostro socio, qui apro una parentesi. Uno degli elementi di cambiamento che oggi si vede necessaria è la capitalizzazione del turismo. Non si può fare industria turismo improvvisando e arrabattandosi e poi inevitabilmente poi ricattati dal sommerso. Bisogna avere il coraggio di aprire il capitale. L'abbiamo fatto più di 3 anni fa, siamo contentissimi, si può fare, c'è una strada che ti porta ad avere degli strumenti importanti. Questa si accoppia con la vicenda della scuola. La scuola è un'intuizione insieme all'amministratore delegato di CDP e l'intuizione di creare una scuola importante a livello di quelle svizzere che attragga le nuove generazioni, quindi una scuola proposta in tutto il mondo, quindi una scuola in inglese che avrà studenti da tutto il mondo, una laurea triennale e poi accanto a questo master, executive e altri prodotti. Qual è l'idea? Innanzitutto che un salto fuori dall'improvvisazione che ha segnato il nostro settore, che è quello che l'ha reso debole anche politicamente, perché noi abbiamo 33.000 strutture,
facciamo, non so, 200 miliardi di fatturato, 13% di PIL, ma non contiamo nulla in questo momento. Abbiamo una situazione in cui il governo propone 2 miliardi di bonus, che sono praticamente un ritorno fiscale di 50 euro per la persona e 350 euro che deve mettere il singolo albergatore, cioè io nel caso di HR Resort, che poi vado a recuperare dal credito di imposta. Non è possibile che un settore di questo livello sia trattato così e si dica che ci sono 2 miliardi. Non ci sono, non c'è liquidità. Però in questo momento serve liquidità, certo. Occorre fare anche debito, ma la risposta come affronteremo questo debito e come ognuno andrà a sopperire ai soldi che riceve, e speriamo siano adeguati per resistere, questa cosa dipende anche da un cambio di testa. Ecco, la scuola tocca questo aspetto. Bisogna cambiare testa sull'idea di impresa, conservare i valori che hanno fatto tante esperienze. Io ho visto le persone che tu oggi hai invitato. Sono delle esperienze, alcune le conosco, di grande valore. Noi abbiamo tante storie di grande valore, ma dobbiamo poter essere una lobby importante. Dobbiamo avere ascolto. Non è possibile che nessuno capisce il lavoro stagionale, per cui i voucher vengono considerati uno strumento negativo per l'occupazione, quando per la stagionalità sono uno strumento fondamentale di completamento. Allora io dico, bisogna cambiare testa. Accanto ai valori che devono essere conservati, occorre un salto di digitalizzazione, di formazione, occorre che la centralità del cliente diventi un progetto formativo a tutti i livelli. Grazie mille a Graziano De Bellini anche per questo messaggio in chiusura e a Giorgio Palmucci, presidente dell'Enit. È stata veramente una bella chiacchierata. Vi ringrazio per il tempo e la disponibilità. In bocca al lupo e buon lavoro, perché penso vi aspettino settimane e mesi intensi e difficili. Quindi buon lavoro a voi e grazie ancora. Grazie, grazie anche a te. Grazie mille. Grazie. Adesso invece ci raggiungono Carlo Alberto Candia dell'Hotel da Porto, Piero Collareda, ciao Carlo, Piero Collareda, Ski Hotel, eccoci qua, e Stefania Parise, la vedo, perfetto, del Suite Hotel. Vicenza, Schio e Schiavon, quindi la città capoluogo, Schio e diciamo zona del Bassanese. Perché ho chiesto questi tre professionisti, questi tre insomma rappresentanti del mondo degli alberghi e degli hotel di chiacchierare insieme, perché volevamo, dopo ragionamento macro, invece entrare nello specifico, entrare sul nostro territorio, entrare su quello che sta toccando di più la provincia di Vicenza. Sono strutture diverse, adesso lo sentiremo da loro, non mi dilungo io. È evidente, per esempio, che prima ci siamo concentrati molto sul tema mare, montagna, qui parliamo di temi diversi. Immagino, non ho ovviamente in mano i dati di nessuno dei tre alberghi, ma che la quota, per esempio, dei turisti sia più bassa rispetto a un hotel che sta in Calabria o a Rimini, quindi le problematiche sono altre. Bene, partirei da Carlo Alberto Candia, quindi Hotel da Porto in città di Vicenza. Carlo, insomma, il tema è evidente: qual è stato l'impatto per voi in questi mesi per il business del vostro albergo, ma anche insomma le prospettive, cosa avete visto? Avete visto anche voi una leggera ripresa in questi giorni, come diceva chi vi ha preceduto? Cosa vi aspettate anche e che cosa chiedete e credete che sia necessario? No, Carlo, non ti sentiamo. Vediamo se mi Vai, sentite. Mi sentiamo. sentite? Vai, vai, vai. Ciao a tutti, ciao ai miei colleghi. Allora, l'impatto, non devo dirlo io, naturalmente è stato drammatico per il nostro settore, anche perché è avvenuto dal giorno 1 del primo contagio in Italia. Il giorno successivo noi abbiamo ricevuto tutte le disdette di tutte le camere prenotate. In quel momento c'era anche una fiera qui a Vicenza in quel weekend, e da lì è stato un susseguirsi di mail e telefonate unicamente di cancellazione per quanto riguarda i giorni appena successivi e poi a seguire tutto il resto dell'anno. Attualmente, i mesi di marzo e aprile, in cui poi noi anche abbiamo deciso di chiudere, naturalmente, visto il momento, in primis l'emergenza sanitaria e poi anche appunto l'assenza totale di persone in giro, hanno portato a una riduzione praticamente del 100%. E lo stesso più o meno impatto, ecco,
c'è per i prossimi mesi, almeno per i mesi estivi, per cui chiaramente la situazione è molto tesa. È bellissimo che adesso si ricominci a parlare di qualche movimento, si è visto effettivamente qualcosina cambiare a partire da lunedì 4, quando appunto è finito il grosso del lockdown. Non siamo ancora a numeri, parlo almeno per me e per la città di Vicenza, per numeri che giustifichino una riapertura e una ripresa Carlo, fatti 100 i tuoi clienti, quanti sono turisti, quanti sono business, quanti sono legati a convegni o congressi? Allora, facilissimo, noi siamo una struttura che diciamo si divide metà e metà. A livello turistico, chiaramente non siamo, Vicenza non è una destinazione turistica per eccellenza, e il turismo è comunque molto un turismo organizzato, quindi di gruppo che arriva dall'Italia in piccola percentuale, ma spesso dall'estero e quindi ha bisogno di una programmazione lunga. Lavoriamo molto con agenzie e tour operator che hanno bisogno di almeno un anno di tempo per vendere la nostra destinazione. Quindi questo per far capire anche l'impatto che avremo anche per il 2021. E comunque è un turismo che molto spesso è legato anche ad eventi fieristici, congressuali o altri eventi anche in città limitrofe. Parlo per esempio della stagione lirica dell'Arena di Verona durante l'estate, piuttosto che altre fiere. E la parte business, che è appunto il 50% della nostra clientela, chiaramente è quella che ripartirà prima e in maniera un po' più agevole. Per farla ripartire, però, è necessario che ci sia chiarezza fondamentalmente per quanto riguarda i protocolli di sicurezza, gli eventuali investimenti quindi che noi strutture dovremmo andare a sostenere, perché ad oggi non c'è ancora niente di concreto su questo. Cosa servirà per dare anche a uno che deve muoversi perché è obbligato, tra virgolette, a muoversi per ragioni lavorative, che non è una sua scelta, ha bisogno di sicurezza, di avere credibilità per andare a dormire, a soggiornare, ad appoggiare la testa su un cuscino in un posto che non conosce. E quindi prima di tutto è necessaria questa credibilità, è necessario che siano chiari gli investimenti che noi strutture, pur in un momento così difficile, dovremmo andare a sostenere. E parlo dalle barriere in plexiglass di cui si è parlato tanto per il ricevimento, piuttosto che anche a tutti i prodotti per la sanificazione, per l'igiene, per non parlare di banalmente mascherine, guanti e dispositivi di protezione individuale anche per tutti gli ospiti. Una volta definito questo, credo che un altro tema molto importante a cui siamo legati sia la questione dei trasporti, perché è una cosa che è strettamente connessa a noi e adesso si sente parlare appunto di procedure di sicurezza per quanto riguarda treni aerei, per esempio, che non possono viaggiare chiaramente vendendo tutti i posti, no? Mantenendo la distanza tra almeno tra due o tre posti. Va da sé che se un treno o un aereo deve viaggiare per un terzo o per due terzi vuoto, scusate, i biglietti che vende dovranno costare di più e di conseguenza ci saranno meno persone che possono permettersi di viaggiare e di conseguenza è un circolo Certo. vizioso. Purtroppo noi arriviamo a cascata. Quindi questo è un po' lo scenario. Ci sono anche delle cose positive, come appunto il fatto che negli ultimi giorni, parlo almeno per la città di Vicenza, qualcosina si è mosso a livello di business. Chiaramente è giusto anche che il governo in questo momento dia la priorità per quanto riguarda il turismo alla stagionalità, a tutti quei luoghi di villeggiatura. Vicenza non è uno di questi, però esistono anche le città d'arte e quindi vorrei ricordarlo. Ricordiamocele. Esatto. Anche noi abbiamo bisogno assolutamente di riprendere il prima possibile. Allora, grazie a Carlo. Vado in senso orario, Piero Collareda, storico dello ski hotel, ci conosciamo da tanti anni. Piero, ecco, ne hai viste tante, questa sicuramente no, nel senso che non c'è stata da 100 anni a questa parte, dalla spagnola in poi, non c'è stata una pandemia paragonabile. Emma. Dal tuo punto di vista, non senti? E ho Vabbè, vado da Stefania allora.
meglio. Stefania, ciao. Mi senti? Stefania non mi sente. Sì, ti sento. Ok, perfetto. Sei un po' in ritardo. Sì, sì, ti sento io. Sei un po' in ritardo. Mi senti? Sì, sì. Stefania, dal vostro punto di vista, nel senso che voi avete creato un vero e proprio gioiello a Chiavon che tiene insieme ristorazione, albergo, insomma, in una grande città, neanche in un medio centro, ma proprio in un piccolo comune che è vero, è molto vicino a Bassano. Ma siete, insomma, siete un po' un esempio in provincia di un caso di successo. Come per Carlo, da un lato che impatto ha avuto, dall'altro le prospettive e come state vivendo e come pensate di affrontare questo momento? Allora, l'impatto è stato burrascoso perché ci ha colpito all'improvviso, iniziando, come ha detto Carlo Alberto, dalla metà di febbraio hanno iniziato le disdette a raffica fino ad arrivare al lockdown totale. E è stata talmente veloce che all'inizio eravamo molto confusi e abbiamo cercato di capire quello che stava succedendo. Non ci siamo persi d'animo, nel senso che nel momento in cui abbiamo chiuso piace di approfittarne di questo momento per fare tutte quelle cose che solitamente non si riescono a fare quando ci sono persone all'interno della struttura, per cui abbiamo cambiato le luci, fatto le manutenzioni, per cui ci siamo un po' dati dell'energia per migliorare, perché dall'inizio abbiamo detto sicuramente questa cosa ci sta colpendo fortemente dal punto di vista economico e anche psicologico, però dobbiamo uscirne più forti di prima, per cui pronti nel momento in cui si potrà riaprire. Sinceramente pensavamo durasse molto meno, quando poi abbiamo visto che la cosa andava per le lunghe, comunque abbiamo riflettuto e abbiamo cercato di trovare delle soluzioni per poter mantenere vivi anche i contatti con il personale, per cui seguendo noi internamente dei webinar, comunque seguendo qualcosa che in questo momento ci facesse crescere, pur essendo inoperativi, facendo partecipare anche le persone che solitamente lavorano con noi. Diciamo che è stato proprio è stata dura quando abbiamo spento i piani, spento le luci della cucina, è stato proprio un colpo al cuore. Adesso, come ha detto Carlo Alberto, nelle ultime settimane ci siamo un po' stiamo un po' tirando su, perché il telefono ha cominciato a squillare dopo due mesi di silenzio quasi totale. Arrivavano solo mail di disdetta, per cui ogni volta che aprivi comunque la posta elettronica era ogni volta un colpo. Per cui sentire suonare il telefono sì, è un momento, insomma, che ci dà un po' di forza, un po' di speranza. Sì, fortunatamente in questo punto diciamo che le aziende stanno cominciando, per cui essendo un albergo molto business anche il nostro, stiamo cominciando a vedere appunto l'occupazione delle prime camere. E per quanto riguarda la sicurezza appunto che stiamo dando ai nostri clienti, abbiamo redatto un protocollo nostro interno basandoci sulle linee guida della Federalberghi, e questa settimana l'abbiamo anche mandato a tutte le nostre aziende. In questo protocollo sono descritte tutte le cose che abbiamo fatto, che stiamo facendo per tutelare sia i nostri collaboratori che le persone che usufruiranno dei nostri servizi. Per cui come sono stati sanificati gli ambienti, tutte le procedure che adottiamo e adotteremo, perché purtroppo
I collaboratori sono pochi in questo momento, che hanno cominciato a lavorare la settimana scorsa. E, insomma, tutto quello che abbiamo fatto finora per creare appunto un ambiente che sia il più sano possibile, insomma, per dare più sicurezza agli ospiti e ai nostri collaboratori. Ottimo. Stefania, grazie, nel senso che il quadro è anche tuo, è chiaro, ma soprattutto dà un messaggio di una prima speranza, di una prima ripartenza. Se Piero adesso mi sente, Piero sì, okay. Adesso voi, tu mi senti? Sì. Bene. Prima dicevo che, diciamo, sei uno storico professionista del settore, ma una cosa così non l'avevi vista mai, per cui ecco, sì. Dal tuo punto di vista, insomma, come l'hai vissuta, come la vedi, che prospettive ci sono per lo Ski Hotel? Mi hai mandato nei giorni scorsi le foto della sanificazione che stavate facendo, sembrava la NASA, quindi come procede? Allora, devo un po' tirarti le orecchie, perché mi hai presentato come uno del Giurassico, ecco. In realtà mi sento giovanissimo, nel senso che sono diventato nonno per X volte proprio durante questo periodo, e il 1° maggio, giorno della festa dei lavoratori. Del mio primogenito sono diventato nonno della figlia del mio primogenito, che si chiama Carlo Alberto, quindi saluto il collega Carlo Alberto e saluto siamo il numero uno della provincia di Vicenza, penso che siate pochi, sì. Porta così perché ebbi la fortuna grande di conoscere il generale Carlo Alberto della Chiesa, lo servì da giovane maestro e quindi poi ho conservato questo. E volevo dirti che hai fatto bene ad interrompere, non so se tu o i miei, a interrompere il collegamento, perché era giusto che parlasse la collega dopo aver rotto come dire il ghiaccio da parte di Carlo Alberto. Ci stava bene questo intervento della collega. Noi non abbiamo mai chiuso, siamo sempre rimasti aperti, così il protocollo che c'era in quel momento, il DPCM, il decreto del presidente con l'allegato 1, e a causa ovviamente di richieste da parte dei nostri clienti. Io ti dico la verità che non ci credevo. Nei primi momenti sono stato con i miei collaboratori fra i dubbiosi, non fra i complottisti, ma insomma mi allineerei fra i dubbiosi, e mai avrei pensato che avremmo pregiudicato a causa di questa disgrazia, perché molti sono morti, molti, troppi, che avremmo pregiudicato anche il futuro di Maristella, che è la mia nipotina, figlia di Carlo Alberto. Perché la situazione io non la valuto attentamente la presente, ma evidentemente un nonno, un vecchio direttore, non può, ecco, non guardare in avanti. E nel non guardare indietro, ma solo avanti, abbiamo lavorato insieme con i nostri ragazzi, il medico del lavoro, piuttosto con la nostra consulenza, per restare aperti nel modo più corretto possibile, in mancanza anche di specifici consigli e protocolli, per tenere aperto in quei periodi per primari ospedalieri, per aziende che avevano da alloggiare presso di noi attori che avevano assoluta importanza affinché proseguissero le loro attività. E quindi creato sensi unici per evitare gli incontri, cartellonistica utilissima per fare questo, il nuovo protocollo che noi abbiamo sperimentato e che però stiamo continuamente, così come dire, work in progress, sistemando. E che devo dire, è l'occasione giusta per dire grazie ai miei ragazzi, alle persone che lavorano con noi, ai miei collaboratori. Noi compiamo 11 anni a giugno di quest'anno, sono oltre 45 della mia attività. Ho sempre avuto brigate di grande qualità,
in questo caso si può dire di abnegazione, perché vi garantisco che non è stato facile, non lo sarà neanche dopo, ma sarà dopo e da oggi più facile di come sono stati quei primi giorni. E vorrei per un attimo solo tornare agli interventi precedenti. È molto intrigante quella, mi pareva del signor Graziano, quell'appunto alla formazione e alle scuole alberghiere. È necessario, ovvio che non poteva esserci una preparazione a ciò che è avvenuto, ma va ristudiato, va rivisto il modo della preparazione della docenza dei nostri ragazzi, di coloro che da lì escono e entrano nelle nostre case con un bagaglio di presupponenza, con parecchia dote di negligenza, e che molto spesso dobbiamo noi operatori sgrezzare, completare, riformare. E ciò che oggi il prodotto umano è importantissimo e basilare, l'ho detto prima, esce dalle nostre scuole alberghiere, ha bisogno di una regolata, ha bisogno di una regolata che abbia a che fare con la realtà che da domani, che già da ieri, non è più la stessa. Reinventarsi, reagire responsabilmente, ristudiarsi i vecchi protocolli, perché di protocolli ne parliamo adesso e siamo qui che attendiamo tutti, ma guardate che se Carlo Alberto va a vedere le sue note, qualche vecchio insegnante di scuola, se ha fatto la nostra, o se in famiglia di Suite Hotel c'è qualcuno che ha avuto strada prima della avvenente signorina, troveremo che molte cose sono già state scritte, e per prima l'umiltà che in questo settore a volte da parte appunto dei nostri collaboratori può mancare. Ora che cosa chiedere noi? 70% del nostro è business, non si è mai interrotto del tutto, c'è un sottile cordone ombelicale, è ombelicale che ci ha tenuti vivi. Oggi è arrivata anche la cassa integrazione, la prima tranche per i nostri collaboratori, ne siamo felici, non rivendichiamo nulla, indicazioni questo sì, possibilità di avere verifiche e controlli che tengano presente che noi tutto stiamo facendo e faremo per essere nei limiti, non minimi, certamente massimi, della sicurezza. Abbiamo ideato questo cartello, ognuno di noi, Carlo Alberto, la signora e tanti altri hanno pensato a qualcosa. Ebbene, il cuore nostro è fuori da questa casa che è qui, fuori da questa casa che accoglierà i nostri clienti. Chi verrà da noi per incoraggiarci, per visitare, per controllare, tenga presente che al di là di voler vantare quel dato di PIL importantissimo, ci sono capacità, disponibilità e umiltà per accettare, per accogliere, non per essere vessati. Grazie Piero. Allora, siamo andati lunghi, per cui vi chiedo solo una battuta rapidissima. No, io rinuncio, ho detto tutto. Una battuta velocissima. Piero in realtà in parte ha già risposto, ma magari un minuto ci dice qualcosa, ed è questa. Sono davanti mesi, è la stessa domanda in realtà che ho fatto alla fine prima al presidente dell'Enit e a Graziano De Bellini di TH Resorts, cioè se voi doveste dire una cosa che serve, avete davanti a voi il presidente del Consiglio, il ministro della cultura e del turismo, chi decide, e dovete chiedergli una cosa che secondo voi serve nei prossimi mesi, in cui comunque difficile sarà difficile, che cosa gli chiedereste? Davvero una battuta a testa, Carlo, Stefania, Piero. Premetto che domanda da $1 milione e non voglio parlare di cifre a caso, non sicuramente quello di cui si è parlato finora, a mio parere, ovvero liquidità fine a se stessa, e dico fine a se stessa perché nostre strutture, ma intendo, parlo di tutte le strutture che riguardano il turismo, alberghi, villaggi turistici, sono strutture che hanno tantissimi costi di gestione, tantissime spese.
per cui credo che dare una liquidità, grande o piccola che sia, ma fine a se stessa, senza un progetto strutturale dietro, siano soldi buttati via, sarebbero soldi buttati via. Molto meglio fare un progetto di credibilità internazionale e riqualificazione, rilancio, marketing internazionale per far ripartire il settore turistico, non solo quello stagionale, ma anche senza dimenticare le città d'arte che sono fondamentali. Una bella risposta, devo dire. Stefania, una battuta da parte tua su questo? Che ci diano della sicurezza, delle linee dure, perché noi ce la stiamo mettendo tutta, con tutto quello che abbiamo, con tutti gli strumenti che abbiamo, e abbiamo bisogno anche da parte loro che ci diano degli strumenti, delle sicurezze, delle concretezze per appunto andare avanti ed avere delle prospettive migliori future. Stefania, grazie. Piero, con la regia. Ah, sono tante le cose che girano. Ti tocca dirne una. Le nostre teste sono alveari in questi giorni, ma io direi grazie. Io direi grazie perché credo che chiunque in quel luogo avrebbe avuto difficoltà a portare avanti la nave Italia. Prima cosa direi grazie. La seconda sarebbe: camminiamo insieme, cerchiamo di fare una riforma fiscale che porti quella marea di sommerso che oggi ci sarebbe servita al posto dei tanti vituperati prestiti del MES, mica MES, una mano tutti insieme per crescere, assieme anche al governo, per fare in modo che si possa guardare agli altri stati dell'Europa a viso aperto, partendo dalle nostre risorse e dal nostro orgoglio italiano. Piero, grazie. Grazie Piero Collareda, grazie mille a Carlo Alberto Candia, grazie a Stefano Parise, Hotel da Porto, Suite Hotel e Ski Hotel. Grazie davvero, in bocca al lupo, perché insomma saranno mesi tosti anche per voi, quindi grazie. Buon lavoro e grazie davvero della vostra disponibilità. Grazie a te, ciao. Ciao. Adesso invece ci colleghiamo con altri tre ospiti molto interessanti, perché abbiamo con noi Pierpaolo Romio di Giro Libero, Gaia Dall'Oglio di Skyland e Giancarlo Reverenna, che è il presidente di Fiavet Veneto. Dovrebbero arrivare. Intanto vedo Pierpaolo e vedo Gaia. Giancarlo, ciao, arriverà. Ciao. 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 Allora, abbiamo parlato a livello macro col presidente dell'Enit, con chi ha tanti alberghi, tante strutture. Abbiamo incontrato gli albergatori del territorio. Con Pierpaolo e con Gaia invece affrontiamo un mondo più vario, se volete meno definito, e cioè da un lato, e così anche con Giancarlo Reverenna, quindi agenzie di viaggio, tutto ciò che ruota intorno al mondo del turismo, cioè appunto agenzie di viaggio, in realtà che organizzano attività, agenzie, organizzazione di eventi, comunicazione, insomma tante sono le attività. Lo faremo sia in questa passaggio con voi tre che in quello successivo, che comunque sarà per alcuni versi legato. Parto da Pierpaolo. Pierpaolo, mi senti? Eccolo, che è forte e chiaro. Pierpaolo, Giro Libero, una realtà insomma che Vicenza è onorata, devo dire, di ospitare, penso, una realtà grazie, meravigliosa. Insomma, ne parlavamo al telefono insieme, l'impatto per voi è stato fortissimo, volevo insomma che ce lo raccontassi, ma anche che ci raccontassi insomma che idee avete sul futuro, come vi state attrezzando e che cosa avete bisogno per continuare a funzionare, per continuare a assicurare quell'attività meravigliosa che fate. Cioè, impatto fortissimo. È riduttivo impatto fortissimo. Sì, riduttivo. Intanto ho scelto sta location che a inizio dicembre avevamo qua la RAI che riprendeva tutta piena di ragazzi che stavano lavorando al computer. Oggi è vuota,
sono le 7 meno qualcosa, ma a maggio si lavorava fino alle 7, anche 7 e mezza, qui c'era un fermento, oggi è vuoto, sono 2 mesi e mezzo che siamo vuoti e la prospettiva è terribile. Noi non gestiamo, come dire, un albergo e quindi non abbiamo un beneficio immediato quando si partirà con l'apertura il 18 o c'è stata lunedì scorso. Siamo, come dire, un tour operator che continua a organizzare vacanze facili in bicicletta, 20.000 clienti più o meno all'anno, 10.000 italiani che portavamo fuori e oggi non c'è storia, e 10.000 stranieri, soprattutto americani, che portavamo in Italia. E anche qua la storia è bloccata. Non parlo di luglio, agosto, settembre prossimo, perché, a essere sinceri, noi dobbiamo pensare al 2021. Pensare al 2021, 2022, e, come scrive Lenit, 2023 forse si tornerà all'epoca pre-virus, forse. Quindi noi siamo tutti a casa in cassa integrazione, siamo più o meno una 50 di dipendenti, chi lavora in ufficio, chi lavora in officina meccanica, e siamo tutti a casa. Qualcuno dobbiamo per forza farlo lavorare, dobbiamo per forza chiamarlo a busta paga per gestire le migliaia di rogne che abbiamo in questo periodo. Le rogne quali sono? Il cliente che chiede il rimborso, il cliente che chiede la cancellazione. Abbiamo molta gente comprensiva che ci comprende e decide di spostare all'anno prossimo la prenotazione di adesso. C'è molta gente invece che vuole assolutamente il rimborso, soprattutto all'americano. Noi gli spieghiamo il decreto Franceschini che ci in qualche modo permette o ci permette di fare questa scelta obbligata di invece rimborsare, dare in mano un voucher valido un anno, noi lo facciamo valere 2 anni e mezzo, ed è difficile questa negoziazione, quindi oggi siamo in battaglia. Siamo qua che cerchiamo di capire come poter uscire. L'unico, come dire, neanche scelta, l'unica cosa che possiamo fare è tirare la cinghia e aspettare che passi. Al momento abbiamo l'opzione di chiedere un prestito che per forza di cose andrà rimborsato, andrà ad aggravare ulteriormente i nostri costi. Per fortuna siamo un'azienda con numeri in regola, quindi le banche ci danno retta e aspettiamo le varie promesse al momento del governo, sia a livello nazionale che a livello europeo, di un aiuto al settore di qualsiasi tipo. Poi aspetto la domanda finale, che io me la sono preparata e la tiro fuori dopo. Ma di fatto, appunto, noi siamo in fase di attesa, ma siamo sicuri che noi quest'anno non creeremo reddito. Noi abbiamo azzerato il fatturato quest'anno, c'è poco da fare. Se cominciamo a produrre qualche pacchetto turistico, sappiamo che i costi saranno enormi. Perché non avrò più il volume di clienti su cui suddividere determinati costi, ma il volume sarà molto ridotto e quindi dovrei vendere al doppio il mio pacchetto più che fare uno sconto per invogliare a venire. E queste cose sono tutte un po' problematiche legate strettamente al nostro lavoro. E io faccio qua il tifo per l'apertura, faccio il tifo per l'apertura in sicurezza. Sicuramente chi ha una casa da affittare nell'altopiano d'Asiago o un albergo da riempire sulla costa adriatica avrà qualche spiraglio di tornare a lavorare. Io personalmente ho già prenotato le mie vacanze al Cavallino come ogni anno, però al momento non vedo quest'anno proprio una via di sfuggita. Siamo qua a tirare la cinghia e aspettare qualche buona notizia. Lascio. Grazie per Paolo. Prego. Gaia Dall'Oglio, Sgaialand, insomma, ha una bellissima storia, un blog di grandissimo successo che poi diventa appunto un caso editoriale, da lì nasce una società che di fatto fa contenuti per il web, consulenza digitale,
relazioni media, organizzazioni eventi, ma con un taglio molto legato al territorio, per cui Gaia collabora con diverse realtà locali del settore culturale e turistico, per cui mi interessava insomma il suo punto di vista, che è un punto di vista particolare di chi non fa magari soltanto turismo, ma che su questo mondo ha una visuale interessante e ovviamente interessata, perché insomma ci collabori, ci lavori, lavori con tantissime realtà del settore. Quindi ecco, nel tuo osservatorio, dal tuo osservatorio, qual è l'impressione che stai ricavando e che cosa pensi che serva insomma nei prossimi mesi? Certo, infatti mi sentite bene? Sì, molto. Infatti sono molto preziosi anche per me questi feedback direttamente dagli operatori di settore. Allora, sono diversi gli ambiti in cui opero, come hai detto tu. C'è un aspetto che è quello che mi dà più speranza del mio lavoro, che è quello legato alla comunicazione. Parto dal presupposto che tutto quanto avrà bisogno di essere comunicato o ricomunicato. Sicuramente rappresento, adesso parlando un po' per rappresentare la categoria dei comunicatori del territorio o dei nuovi comunicatori, perché mi colloco un po' in quell'ambito lì, è inevitabile che ci sia stato anche per noi uno stop. Oggi è il che cosa comunico che manca, e il che cosa comunico, capisci che non riesco a capirlo se il mio cliente, l'hotel, l'organizzatore di viaggi e tutti gli altri attori del settore in questo momento non hanno davanti una chiara visuale. E la comunicazione oggi ha un ruolo strategico, si sta anche ipercomunicando, bisogna capire come riuscire ad emergere in mezzo ad un mare di comunicazione che sta facendo anche troppo rumore in questo momento. È necessario sicuramente una buona strategia, noi non dobbiamo dimenticarci che siamo, a livello di Italia, siamo il terzo brand al mondo, il Made in Italy è il terzo brand al mondo. A noi vengono riconosciuti, e quindi al Made in Italy, valori come la cultura, la qualità, la bellezza, la passione, il lusso. Tutto questo, a mio avviso, deve riuscire a rientrare all'interno di una strategia integrata che porti poi verso ad una definizione di quello che è, se ne è tanto parlato in questi ultimi anni, del turismo esperienziale. Quindi, a mio avviso, riuscire a mettere insieme gli operatori del turismo in termini di strutture alberghiere, tour operator, e metterli in sinergia con determinate realtà produttive o che producono esperienze come quelle di cui abbiamo parlato, quelle caratterizzanti del nostro territorio, può essere quella che effettivamente sarà la chiave di volta per riuscire a mettere insieme più realtà possibili e cercare di riuscire ad ottimizzare al meglio. Chiaro che è difficile, mancano le risorse, diventa un po' difficile far quadrare il tutto. L'hanno già detto in tanti prima, non lo ripeterò, bisogna completamente cambiare punto di vista, bisogna cercare di far sì che una persona entri a visitare un sito culturale cercando di non incontrare mai le persone che aveva in fila davanti o che aveva dietro, vanno riprogettate tantissime cose, non esistono più le sale d'attesa oggi sono i parcheggi, e allora perché non andiamo eventualmente a reipotizzare un nuovo modo di vivere il parcheggio? Perché non pensiamo che le persone non possono più stare in fila, ma magari possono stare dentro la macchina, e dentro la macchina magari stanno anche meglio che non sotto il sole in fila indiana a distanze di 2 metri? Perché non capiamo che cosa posso fare allora mentre una persona sta aspettando? Gli portiamo qualche servizio direttamente nel parcheggio? Questo è un esempio banalissimo, un po' sgaio, perché sai come sono io e come ragiono io, ma è per dire che va cambiata completamente l'ottica, e va fatto necessariamente, perché una soluzione da qualche parte bisogna farla. Chiaro che i numeri non saranno gli stessi, però cerchiamo di capire in questo momento, con quello che abbiamo, con le persone che potranno muoversi, qual è il meglio e il massimo che possiamo estrapolare e ottenere da questo poco. Non dimenticandoci appunto la rilevanza del brand, tra l'altro Made in Italy, il terzo brand al mondo, ma siamo nella regione di Venezia, siamo nella
voglio dire che per noi è davvero iper trainante, però non mi espongo nel parlare poi di turismo estero, perché in questo momento in cui non ci possiamo muovere nemmeno da regione a regione, dovrebbe essere ancora per poco, è un po' andare oltre il parlare anche di turismo estero. Però nel nostro territorio specifico abbiamo davvero tantissimi aspetti su cui far leva. Gaia, grazie. Adesso ci ha raggiunto, vedo, Giancarlo Reverenna, presidente di Avet Veneto, per cui l'associazione di categoria delle agenzie di viaggio, delle agenzie turistiche. Vedo infatti i cataloghi alle sue spalle, nel posto mi piacerebbe andare, ma temo che per un po' sarà difficile. Niente, volevo che ci raccontasse, Giancarlo, l'impatto per il settore, l'impatto per il vostro mondo e anche cosa vedete per i prossimi mesi, lo dicevo prima agli altri ospiti. Sì, grazie innanzitutto per l'invito. Sì, sono in agenzia, anch'io ho scelto il luogo dove normalmente diamo sfogo alla nostra passione in primis per il lavoro che svolgiamo. La situazione è oggettivamente drammatica, chi mi ha preceduto l'ha raccontato molto bene, per cui cerco di non ripetermi. Lo stato dell'arte è che chi opera in agenzia di viaggi è soggetto ad una programmazione. Considera che marzo, aprile, maggio per il 92% delle agenzie che si occupano di intermediazione pura, di fatto, cioè del mandare in vacanza previo i pacchetti che acquistano dei servizi tramite tour operator o tramite i loro corrispondenti, okay, tra marzo, aprile e maggio si realizza dal 75 all'80% del fatturato. Per cui per noi che ci raccontino che dal 18 di maggio, che di fatto sarà i primi di giugno, ogni volta che tutte le agenzie andranno un po' in opera tra i vari servizi dei protocolli sanitari con i DPI per il distanziamento, che dovremo essere soggetti anche noi nell'accoglienza dell'ospite e quant'altro, e il problema è cosa vendiamo, cioè noi, chi mi ha preceduto che si occupa di comunicazione ha fatto secondo me un accenno meraviglioso a quella che è la condizione della regione in cui viviamo. Noi viviamo in una regione per la quale chi desidera dar sfogo al proprio legittimo desiderio di far vacanza, penso alla famiglia media che spesso utilizza i servizi delle agenzie di viaggio, okay, nell'arco di 100 km abbiamo la fortuna di poter godere di tutto, dalla montagna al mare, alle città d'arte, alle campagne, a prodotti quali quelli che il signor Romio con Giro Libero è maestro in materia della vacanza attiva, ok? Per cui possiamo far di molto, ma non è un cliente che andrà in agenzia. Io quest'anno compio, purtroppo per una questione della grafica, 29 anni di attività in autonomia, ok? 35 che faccio questo lavoro, credo di aver venduto nella mia vita 10 pacchetti Bibione, Caorle, Jesolo, Cortina, Agordo o Asiago, ma perché è normale, cioè nella cultura del Veneto era la gita domenicale dei genitori che poi davano la possibilità di fare la vacanza. Detto ciò, che dà la fotografia come dire di quello che è la vivibilità in termini professionali che ci troveremo ad affrontare, abbiamo poi tutti quanti i problemi legati alla mobilità, che oggi io vado a prenotare su Trenitalia, la prenotazione è a scacchiera, un vagone le frecce da 96 posti può essere occupato da 25 persone. Idem per quanto riguarda i voli aerei, con la differenza che molti dei voli aerei non sono utilizzabili perché comunque la gran parte dei voli interregionali sono gestiti da compagnie low cost, le quali compagnie low cost, se non hanno certezza di un minimo di riempimento, non apriranno i voli, ok? Quindi l'unica mobilità su cui ci si può sostenere è la mobilità interna a mezzo macchina, cioè è un ritorno ad una vacanza modello anni 60. Raccontato tutto quanto il reparto sfighe,
Siccome alcuni nostri colleghi ci dicono che gli agenti di viaggio sono obbligati ad essere fiduciosi ed ottimisti perché nel loro posto di lavoro hanno il calendario che è sempre posto minimo 3 mesi avanti, e questo è il corretto atteggiamento su cui porsi, io credo che la cosa più importante è capire quali sono le certezze. Ed è la cosa devastante. Io purtroppo, in virtù anche del ruolo di rappresentante di categoria in questi ultimi 2 mesi. Sa che abbiamo perso Giancarlo. No. Non lo vedo più. Giancarlo, Prego. vai. No, ti avevamo perso. Vai. No, e abbiamo avuto un sacco di rapporti con le istituzioni, perché comunque da lì è arrivato il blocco e da lì devono partire, come dire, le direttrici su cui darci chiarezza su come possiamo ripartire con la nostra professione. L'ambito dell'agenzia di viaggi e del tour operating oggi ha una prospettiva di ripartenza a marzo 2021, ha detto correttamente Romeo che mi ha preceduto. Non ha una prospettiva oggettivamente a breve termine, non è neanche un medio, ok? Perché chi mi ha preceduto ha detto correttamente che oggi l'elemento prioritario che avviene in termini di richiesta non è neanche tanto più la destinazione, perché comunque è sicuramente più un auspicio, un desiderio, un sogno la destinazione, ma in quel luogo io ho tranquillità, ho serenità, ho certezza dal punto di vista sanitario. Mi ha telefonato l'altro giorno una collega che fa business travel e le chiedevano di firmare i contratti con gli alberghi che fossero in grado di certificare la certezza del protocollo sanitario e che se qualcuno arrivava lì dei loro commerciali da muoversi per motivi aziendali potessero cancellare immediatamente con l'ottenimento di rimborso senza, cioè siamo un po' al paradosso delle situazioni, che è ovvio è legato anche da una emotività che è figlia di una situazione che noi da Torri Gemelle a Guerra del Golfo, Primavera Araba, ne abbiamo viste di tutti i colori. Non ci siamo fatti mancare nulla. Una chiusura d'emblée, ok? Domani si chiude e tutti a casa senza avere una prospettiva in questi termini, no. Questo ci ha proprio, come dire, segato le gambe. Giancarlo, una domanda secca che poi è la stessa che farò agli altri in chiusura. L'ho chiesto anche prima a chi vi ha preceduto. Se doveste dire una cosa che secondo voi serve oggi alle istituzioni, insomma, a chi ha la possibilità di decidere, che cosa, tenendo conto che saranno tempi duri, che cosa chiedereste? Una cosa, qual è la cosa fondamentale? Guarda, quella che mi corre l'obbligo chiedere adesso, che mi fa molta tristezza perché non è nel mio DNA, è che siano in grado di garantirci la transitorietà, il transare fino a marzo 2021, perché rischiamo di perdere un valore in termini di professionalità e tu considera che il collaboratore, penso che Romeo potrà essere d'accordo con me, che opera all'interno di un'agenzia, non è il mio dipendente esecutore, è il mio valore aggiunto nella gestione dell'ospite, del cliente, delle sue richieste e di gestire la soddisfazione, la capacità anche di creare, come dire, family feeling, nel rapporto con loro. Per cui per me lasciare a casa in cassa integrazione dopo 35 anni un collaboratore la vivi come una mezza sconfitta, anche se sei più Anche se non è soggetto che colpa oggetto. Se sei soggetto, questo cioè che ci ridiano la dignità della nostra professione. nostra. Chiaro. Perché la difficoltà maggiore che abbiamo incontrato è quella di capire le diverse dinamiche che esistono all'interno della filiera del turismo. Purtroppo, quando si parla di turismo, spesso e volentieri si assoggetta ciò alle strutture ricettive. Lo dico col massimo rispetto, perché
e sono figlio di un albergatore, per cui... Come vedete, oggi abbiamo visto tutti i mondi apposta per questo, perché l'idea era guardare dentro ai vari livelli. Ti ripeto, lo dico no, col massimo rispetto, ma purtroppo il 16% del PIL che genera il turismo è figlio di una serie di situazioni e di collaborazioni che si intersecano sul territorio, che se io le vado a estrinsecare, come dire, nel suo valore aggiunto, sono il doppio, perché non si considerano poi tutte le maestranze che operano collegate a questo mondo e che quindi vanno a coinvolgere il mondo dell'artigianato, come il mondo della piccola impresa per la ristrutturazione, per cui è molto di più in realtà. E quello che si chiede è proprio il riconoscimento della dignità di una professione. Grazie. E ultima battuta e ti lascio. Considera che nel mondo delle agenzie di viaggi e del tour operating, almeno il 10% di questo mondo opera in incoming, quindi in generare i flussi turistici all'interno del territorio. È vero che di questo volume d'affari un volume importante lo recitano le OLTA, ma se non salvaguardiamo il tour operating e le agenzie di viaggi, noi cediamo i nostri valori a chi depaupera i nostri beni per pagare le tasse in Lussemburgo e in Olanda, essendo anche soggetti ad un dumping fiscale che non è più accettabile. Questo è l'errore in cui le istituzioni non devono assolutamente cadere. Non è accettabile. Chiaro, chiarissimo. Grazie. Paolo, su quest'ultima... Vai, visto che ti eri preparato. Ma dopo devo ringraziare il presidente della FIAVET perché mi ha lanciato la volata. Adesso ti spiego perché. Siamo in una situazione drammatica tutti quanti, tutta l'Italia, tutti i settori. Tutti abbiamo bisogno di liquidità, di misure di sostegno e quindi io non mi prendo neanche questo filone. Io lancio una proposta, adesso faccio finta di avere Conte davanti a me e gli dico: guarda, quello che dico di solito è copiare quello che succede da altre parti. Io il mio business di vacanze facili in bicicletta l'ho copiato nei paesi del Nord Europa e oggi so che in Nord Europa succede una cosa strana. C'è anche là la cassa integrazione, come qua, però c'è anche un'altra figura di lavoratore. Il lavoratore che viene fatto ritornare in azienda e messo in busta paga dallo Stato. Praticamente lo Stato prende la cassa, i soldi spesi per la cassa integrazione e li gira a questo lavoratore rimesso a lavorare in busta paga dello Stato. In questo modo, a somma zero, cioè non ci sono ulteriori esborsi, io sostengo dei costi fissi importantissimi per l'azienda. Voglio dire, oggi ho 6 mesi dove non farò niente. Bene, il mio dipendente oggi è a casa, bene, male, è a casa, però mal che vada ho bisogno di dare il colore all'ufficio, chi mi paga quello stipendio nel dare il colore sarà lo Stato, che però risparmia dalla cassa integrazione, quindi è un gioco a somma zero. Io do un suggerimento: copia cosa succede in Danimarca, copia cosa succede in Norvegia, i miei corrispondenti là hanno dipendenti a lavorare in ufficio pagati dallo Stato. Noi oggi, il presidente Fiave mi ha appena detto, ha un dipendente a casa a non fare nulla, pagato dallo Stato, e qui è la differenza ed è in gioco il futuro. Sembra una banalità, ma signor Conte, ascoltami te. È tutto tranne che una banalità, secondo me è un messaggio veramente interessante, devo dire non l'avevo ancora incrociato, quindi grazie mille a Pierpaolo. Gaia, una battuta anche da te? Battuta velocissima, ricongiungendomi anche a quello che dicevano prima, forse chiederai una maggior delega
ad ogni esponente responsabile di settore, in modo che non piova sempre tutto troppo dall'alto, ma ci sia anche uno snellimento nei processi, nella possibilità di attuare rapidamente azioni da chi effettivamente è competente e conosce la materia. Ecco che quindi allora mi rientrano in campo anche i tour operator e tutte quelle categorie che vengono, che si sentono, ecco, messe un po' più da parte in questo momento, ma che hanno ampissima voce in capitolo. Quindi delega agli esperti a livello locale. Non solo in campo sanitario, ecco, diciamo così, delega agli esperti non solo in campo sanitario. Esatto. Allora, intanto, grazie mille a Gaia Dall'Oglio, grazie davvero a Giancarlo Reverenna e per Paolo Romio, grazie per la disponibilità, per il tempo che ci ha dedicato e buon lavoro, insomma, soprattutto per Pierpaolo e Giancarlo, penso che per l'attività che fanno saranno tempi complicati, per cui in bocca al lupo, buon lavoro, contiamo di rivedervi, insomma, di rivedervi prima possibile, ma anche in forma, in pista al 100%, e in bocca al lupo anche a Gaia per la sua attività, grazie mille. Buon lavoro. Grazie infinite. Ciao. Buon lavoro. Ciao, ciao. Adesso abbiamo l'ultima parte della nostra diretta in cui ci colleghiamo con altri tre ospiti molto importanti, molto interessanti, che sono Giulio Vallortigara Valmarana per Villa Valmarainani, quindi una villa storica del nostro territorio, Sebastian Nicolai per il parco per famiglie Wonderwood sul Lago Maggiore, ma che ha un'esperienza, insomma, come collaboratore con grandi aziende attive nel mondo dei parchi divertimenti, delle giostre, ma poi ce lo racconta magari lui se vuole, e Ilaria Rancandi, Winerful. E insomma, con questi tre ospiti andiamo a toccare il tema degli attrattori sul territorio, per cui abbiamo la villa, abbiamo il parco divertimenti e abbiamo il territorio con tutte le sue bellezze, diciamo così, sia sul piano architettonico, penso in questo caso anche alle ville, perché anche voi fate attività con le ville enogastronomico, quindi insomma il territorio in tutta la sua bellezza e pienezza. Quindi intanto grazie per la disponibilità, con voi affrontiamo appunto questo tema, per tutti voi penso che l'impatto sia stato veramente importante, cioè voi rispondete più al mondo delle agenzie come tipo di impatto delle agenzie turistiche che è quello degli alberghi, forse per molti versi, perché per voi in questa fase è stato totale, penso, quasi. Quindi, insomma, volevo, come per gli altri, sia un'analisi di quello che è stato in queste settimane, del peso che è dei ormai mesi, sia delle prospettive. Tenetevi, come sempre, la domanda finale su che cosa serve secondo voi, se dovete dire una cosa, che così lo facciamo nell'ultimo giro. Partirei in senso orario, quindi parto da Giulio Vallortigara Valmarana, insomma, avete anche la responsabilità della tutela e della gestione di uno dei luoghi magici del nostro territorio, della nostra città, perché siamo ancora in comune di Vicenza, quindi insomma io sono vicentino della città, e quindi insomma una grande responsabilità, penso anche insomma una cosa complicata, e penso che siano mesi difficili, e quindi volevo capire insomma da te, Giulio, sia l'impatto sia le prospettive. Grazie Giacomo, intanto mi sentite? Sì, sì, sì. Facciamo un piccolo sound check. Allora, che dire, sono stati mesi difficili sicuramente, tristi. Abbiamo cercato di non perdere il sorriso, cercando di cogliere in qualche modo le criticità che questi eventi hanno portato, tenendo un occhio per il futuro e quindi lavorando comunque a futuri progetti, ipotizzando che il mondo comunque andrà avanti anche se bisognerà reinventare tante cose. Che dire, periodo triste, camminavo stamattina nel parco della villa e l'ho visto completamente fiorito, pieno di rose. Maggio forse è il mese più bello, più accogliente per come dire, ricevere tutti i turisti che insomma, da tutto il mondo vengono a farci visita ogni anno, e da ormai sono 2 mesi e mezzo siamo chiusi al pubblico ed evidentemente questo ci porta in primis tristezza e oltre che evidentemente perdita di fatturato importante. Diciamo che nel nostro piccolo siamo contenti di poter riaprire le porte del lunedì prossimo, così come credo che saranno pronti, forse è un po' più facile per alcune realtà più piccole che devono diciamo essere in grado di gestire dei flussi turistici che non sono quelli pari al Colosseo, dove immagino anche dal punto di vista burocratico e logistico, come dire, mettersi al pari delle normative sia un pochettino più complesso. Detto questo, noi riapriamo fortunatamente, anche se siamo assolutamente consapevoli che
probabilmente all'inizio le quote di visitatori, dopo parlerò magari della differenza fra turista e professionista di prossimità, le quote di visitatori saranno evidentemente molto molto più limitate. Adesso è un po' presto fare previsioni per il futuro, ma come penso abbiano detto anche, diciamo, le persone che mi hanno preceduto prima, nel nostro caso, a parte le chiusure, abbiamo ricevuto una marea di cancellazioni fino alla fine dell'anno, nel senso che a noi sono arrivate cancellazioni al 15 di marzo per presenza di ottobre, no? Perché nel mondo del turismo quello che tanti non capiscono, non essendo mai del mestiere, è che non è che appunto riapri e oggi, cioè, domani troverai il turista che ieri non è venuto. Quindi oltre ad aver perso tutti i turisti, i visitatori durante queste settimane e mesi di chiusura, hai perso tutti quelli che pensavano di programmare vacanze nei prossimi mesi e che ovviamente uno dei primi tagli che fanno è appunto quello legato alle ferie e alle vacanze. Se ci mettiamo poi che tanti magari vengono da distante, extracontinente, hanno tempistiche di programmazione della vacanza molto molto più dilatate. Quindi questo è. Se vogliamo dare dei numeri, io credo che le nostre perdite probabilmente di fatturato saranno intorno al 60-70%, adesso vedremo a fine stagione. Quello che stanno vivendo, credo, tantissime dimore storiche a livello italiano è evidentemente un dramma, sono tante piccole realtà. Tra l'altro leggevo alcuni dati di cui si è fatta portatrice anche l'Associazione Dimore Storiche, che sta facendo, devo dire, una egregia battaglia, se così possiamo chiamarlo, anche a livello istituzionale, che i dati parlano di circa 90 milioni di visitatori all'anno per i musei italiani, e più o meno metà, forse solo poco meno, sono generati da flussi per musei privati. E buona parte di queste residenze private, peraltro, sono localizzate in comuni minori, spesso sotto le 20.000, a volte anche 5.000 unità. Quindi tante piccole realtà che sono evidentemente danneggiate e che sono chiaramente in situazione sì, di sofferenza, evidentemente. Che dire? Io spero che, beh, allora noi credo che punteremo evidentemente nelle prossime settimane e mesi in tutto quello che sarà un po' il turismo di prossimità, quindi non avendo le frontiere chiuse e quindi non avendo tutta quella quota di turismi stranieri che per noi contavano prima probabilmente quote attorno al 50% o qualcosina di più, e quindi li dobbiamo dimenticare per ora, avremo sicuramente molti meno turisti da regioni lontane, quindi si spera in qualche modo di riuscire a lavorare con quello che io chiamo un po' il turista di prossimità, nella speranza che ci sia una fame, io questo ci credo, da parte dell'utenza di voler uscire di casa e di vivere e riscoprire il territorio, cosa che magari prima non facevano, no? Nel senso che evidentemente tanti magari facevano le vacanze in altri paesi europei o extraeuropei, e per questioni di contingenza saranno obbligati a passare sotto casa, e quindi possa diventare uno stimolo alla riscoperta veramente di un patrimonio enorme che abbiamo adesso nella nostra regione, a livello italiano, insomma, Certo. se non sbaglio i dati parlano di 70% del patrimonio culturale mondiale ospitato in Italia, Veneto, prima regione turistica, come sappiamo, e quindi che possa essere un incentivo appunto anche per i cittadini veneti di riscoprire le tante risorse che ci sono nel territorio. È evidente che questo porterà dei grossi danni alle strutture ricettive, perché un turista che viene da, che ne so, da Verona piuttosto che da Bassano del Grappa o da Treviso per venire a Vicenza non cercherà un posto letto, ma farà turismo giornaliero. Chiaro. Questo è un dato di fatto. Quindi, come dire, in certi versi siamo tutte realtà danneggiate, ecco. Che dire, una delle speranze, adesso vedo, sto leggendo le bozze dei decreti ministeriali, del decreto rilancio, vedremo adesso delle versioni definitive, se questo voucher di cui si parlava da spendere nelle strutture del territorio ci sarà, spero che possa valere anche per altre realtà come le nostre, quindi in modo tale da appunto, come dire, incentivare questo turismo di prossimità di cui parlo, e per dare linfa a queste tantissime piccole realtà, tra l'altro attorno alle quali c'è una filiera molto interessante, perché si parla di guide turistiche, si parla di conservatori dei beni culturali, si parla di giardinieri che devono curare parchi e giardini complicati, e quindi tutta una filiera di varie figure che sono coinvolte nella gestione di questi manufatti, che già in quanto privati pesano nella loro manutenzione interamente sulle spalle dei privati. Spesso questa è una domanda che i visitatori fanno: ma come fate a gestire questi beni privati che si sostengono con le finanze generate dal business che l'attività produce, insomma, ecco.
Poi, se posso, come dire, magari anticipare temi successivi, che dire, spero che, come dicono, no, anche in Cina le crisi siano un momento di riflessione, che questo non sia veramente solo una frase fatta, ma che possa diventare, su questo auspicherei anche un dibattito pubblico a livello istituzionale, pubblico e privato, adesso mi riferisco evidentemente intanto al territorio locale, Vicentino e Veneto, su quello che è la strutturazione e la governance del turismo locale, e che si possa analizzare anche quelle che erano le criticità precedenti all'era Covid, perché, come dire, è arrivata una catastrofe sulla testa di tutti, ma di problematiche nella gestione, nella promozione del turismo locale ce n'erano. E quindi credo che sia sicuramente necessaria un'analisi a 360 gradi e un coinvolgimento un po' di tutti gli attori coinvolti, ognuno secondo le sue responsabilità, perché c'è una parcellizzazione dell'offerta e un'architettura quanto mai a volte zoppicante. Con delle potenzialità grosse, si parla degli soliti temi, credo, da anni, voglio dire, no? La decongestionare Venezia e i suoi flussi, adesso parlo appunto del Veneto e la riscoperta di quella che è l'offerta dell'entroterra Veneto, visto che, come dire, il turismo prossimo probabilmente eviterà quello che è il mass tourism, dovremmo veramente porci una domanda davanti allo specchio: come Come architettare parte, certo. gestione, promozione e valorizzazione del turismo esperienziale di cui tutti si riempiono la bocca, che è vero che è una tendenza di mercato nell'entroterra Veneto. Ecco, questo io mi sento di dirlo, spero insomma che avvenga questo tipo di riflessione da parte un po' delle parti coinvolte. Grazie a Giulio, intanto, nel senso che questo secondo me è un ragionamento chiave, perché una delle cose cruciali della riflessione di questi mesi deve essere che cosa ci portiamo dietro da questa esperienza? Perché a me non era mai piaciuto l'andrà tutto bene, perché visto che tutto bene è un corno, se si può dire, però è anche vero che da questo, diciamo così, da questa esperienza sicuramente alcuni insegnamenti li possiamo trarre in campo economico, in campo turistico, in ogni professione, in ogni settore. Per cui su questo sicuramente qualcosa ci portiamo dietro, il punto è ricordarselo, essere in grado di metterlo a frutto il giorno in cui l'emergenza sarà finita. Passo in senso orario a Sebastian e poi andiamo da Ilenia. Sebastian, quindi parco divertimenti sul Lago Maggiore, inaugurato da poco, tra l'altro, per cui L'anno giusto, scorso. ecco, quindi giusto in tempo, però insomma un'esperienza importante in quel settore, quindi insomma, se c'è un luogo che viene associato appunto al tempo libero e al divertimento è il parco divertimenti, in questo caso è un parco per famiglie. Che impatto ha avuto per voi, per il settore? Cosa vi aspettate per i prossimi mesi? Allora, Giacomo, intanto grazie per l'invito che ho accolto molto volentieri, perché il tema dei parchi spesso è un tema messo in secondo piano, i parchi divertimento, proprio perché sono associati al divertimento, è una cosa dove magari in questo momento nessuno ci pensa. Però il settore parchi divertimento in realtà in Italia è un settore importante, ci sono più di 400 strutture e ogni anno muove a livello economico quasi 800 milioni di euro, quindi in realtà una cifra molto molto alta a livello italiano. Per non parlare poi dei numeri di occupati, che ovviamente in base alla stagione arrivano nei momenti estivi tra interni e indotto a più di 100.000 occupati nel settore dei parchi divertimenti. Molti di questi stagionali che purtroppo, come sappiamo, in questo momento hanno anche se vogliamo, poche tutele e poche sicurezze sullo stato attuale e sul futuro. Quindi, in realtà, il tema dei parchi divertimenti è un tema che mi coglie in prima persona perché, come mi hai presentato all'inizio, io sono un architetto che ha fatto della passione dei parchi divertimenti la propria professione. Mi occupo di consulenze da diversi anni sui parchi divertimento, prima con alcune aziende del territorio che si impegnano a livello internazionale sulle giostre, sulle attività a gioco, e adesso anche con una società milanese che si chiama Tradelab. E voglio proprio partire da questo, perché voglio partire con un messaggio di speranza, perché nei diversi interventi abbiamo messo tutti sul piatto giustamente le difficoltà e anch'io metterò giù le mie, che ci sono e sono tantissime. Qua dietro c'è il calendario di apertura, a
abbiamo tirato una riga sui primi due mesi, perché ovviamente non si parla di quanto hai perso, si parla di cancellare righe sulle attività turistiche e di ipotecare qualsiasi tipo di entrata, attività, progetto che avevi, sia sul territorio, sulle persone, sul numero di occupati, perché non nascondo che una delle mie principali tensioni, soprattutto all'inizio di questa emergenza, quando andavo a dormire, era che io avevo promesso posti di lavoro, contratti a persone, a ragazzi del territorio, che già il Lago Maggiore è un territorio che a livello lavorativo non è certo un'area frizzante come disponibilità. E ovviamente ho dovuto rinviare, ipotecare tutto quello che avevo programmato a un non si sa quando, perché l'andrà tutto bene, è bello sentirlo, poi chissà se è vero, ma non dice andrà tutto bene fino a o dal, dice andrà tutto bene. Ed è questo un grosso problema, perché in realtà questa emergenza non ha né un inizio né sappiamo quando sarà veramente finita. Il settore dei parchi divertimenti, su questo quando sarà veramente finita, inizia ad avere una grande paura, perché i parchi europei, basta pensare a Europa Park, che è tra i primi parchi europei come visitatori, stiamo parlando di un parco che ogni anno ospita quasi 6 milioni di visitatori, dal 29 maggio apre. E quindi in questo messaggio di speranza, cioè alcune attività stanno ripartendo, il vero punto è: ma in Italia cosa succede? Perché se all'estero, ed Europa Park, guardate che è a 3 ore da Milano, quindi non stiamo parlando di una distanza inarrivabile, iniziano ad aprire le strutture e in Italia restano chiuse, iniziamo a creare anche una sorta di concorrenza anche a livello dei parchi divertimenti, a livello di turistico, di gite fuori porta. Mi viene da usare il termine che forse è improprio ma sleale, perché se non posso aprire qui e possono aprire un pochino più in là, le persone inevitabilmente saranno portate ad andare un pochino più in là. Quindi questo è molto importante, anche perché, e torno alla citata prima società TradeLab, ad aprile ha fatto un'indagine CAUI su 800 individui che ha intervistato a livello italiano, e i risultati in realtà sui luoghi più sicuri che sono stati comunicati in questa intervista telefonica da queste persone sono stati messi proprio hotel, parchi divertimento e ristoranti di grandi dimensioni. Quindi il percepito dalla persona è in realtà un percepito positivo. Quindi in realtà la possibilità di riapertura e di avere, con tutte ovviamente le precauzioni del caso che richiede la situazione, ma le possibilità ci possono essere. E il sistema Italia, nel mio settore, che è quello dei parchi divertimenti, ma credo l'abbiamo sentito in queste ore e mezza di interventi, ha veramente bisogno di mettere persone in questi settori che rimettano in meccanismo tutti gli ingranaggi dell'ospitalità, del turismo culturale, del turismo del divertimento, e del turismo naturale, basti pensare alle gite in bici e quant'altro. E sono molto preoccupato invece dall'altra parte, perché ovviamente la parte turistica straniera in Italia, lo sappiamo, ha un peso importantissimo. Prima veniva citato il Lago di Garda, io ho l'esperienza del Lago Maggiore. Il Lago Maggiore mediamente ospita sul totale il 41% di tedeschi e il 15% dai Paesi Bassi. Quindi iniziamo già a togliere un buon 50%. E lo mettiamo da parte. Quindi speriamo davvero che il turismo italiano riesca a colmare questi vuoti enormi che lascerà il turismo straniero. E la speranza è davvero che possiamo imparare qualcosa da tutto questo, e che il nostro sistema, soprattutto di comunicazione, mi è molto piaciuto l'intervento dei colleghi che ci hanno preceduto sulla comunicazione del turismo. Perché l'Italia ha tantissimo da imparare, e non è la scusa del coronavirus se l'anno prossimo i numeri dell'Italia non torneranno alti, perché comunque quando noi viaggiamo all'estero, se andiamo nei paesi del nord, in Danimarca, penso alla Norvegia, che a livello naturalistico sicuramente sono straordinari, ma a livello di bellezza del territorio, lasciatemelo dire, credo che l'Italia abbia qualcosa in più. Eppure le brochure che noi riceviamo negli uffici turistici di questi paesi hanno uno standard qualitativo che molto spesso è molto più alto del nostro. E quindi io spero davvero che questo tutto il sistema Italia possa impararlo, perché bisogna stare al passo anche con la comunicazione, con la capacità di, anche adesso, di esprimere la sicurezza del turismo. Io quando vedo
come messaggio di sicurezza i plexiglass sulla spiaggia, sono un po' titubante che questo sia un messaggio giusto, perché in realtà io sto dicendo: guardate, è un luogo pericoloso, ma cerchiamo il modo di renderlo sicuro. No? Il messaggio deve essere tutt'altro, secondo me. Quindi speriamo che questo serva, perché il turismo in generale, il mio settore, quello dei parchi di divertimenti, ha anche un'importanza sociale fondamentale. Pensiamo ai viaggi di famiglia, alle gite di famiglia nei parchi divertimenti. Cioè lo stesso ministro Elena Bonetti della Famiglia e delle Pari Opportunità ha citato proprio come anche i parchi divertimenti abbiano un ruolo fondamentale sull'importanza sociale. Quindi in realtà è un settore che completa e viene completato da tantissime sfaccettature e aspetti. Sebastian, grazie. Poi magari dopo, quando vi farò la famosa domanda, qual è la cosa, fai anche un passaggio su quella cosa che mi raccontava nel telefono, cioè per dire, nel nostro territorio c'è una realtà grande come Gardaland e mi raccontavi, cioè lì c'è una quantità di dipendenti, di persone, certo. Perché non veramente non, uno non ci pensa che al parco divertimenti va a divertirsi, come lo stesso discorso che capita con il teatro, con il cinema, con la musica, siccome lo associa al tempo libero, il passaggio che è quella cosa lì per gli altri ha invece il valore del lavoro che gli dà da vivere, magari non è automatico. Quindi poi su questo magari se ci fai un passaggio. Ilenia, grazie intanto della disponibilità, davvero, insomma ci tenevamo perché la realtà di Wonderful è interessantissima e è, per devo dire, pienamente dentro il ragionamento di oggi, cioè la valorizzazione del territorio, la bellezza del nostro territorio, per cui dalle ville alle cantine, ai caseifici, ai frantoi, insomma, voi fate, costruite veri e propri viaggi dentro al territorio dove viviamo. Quindi ecco, anche per voi cosa ha voluto dire e anche cosa avete in testa per il futuro? Allora, intanto grazie per avermi invitato, sono molto contenta e sono contenta anche di essere parte di questo gruppo, perché al contrario mi sento più fortunata rispetto agli altri, perché io non ho i costi di mantenimento di una villa veneta piuttosto che di un parco nazionale, di un parco divertimenti. Sono io nel mio ufficio, lavoro con una rete di persone che si occupano anche di ospitalità, ma spesso non è il loro core business, come hai anticipato. I frantoi, le cantine o le casare sono delle realtà indipendenti che hanno un business diverso e si occupano anche di ospitalità. Con l'occasione di questa diretta ho fatto un giro di chiamate, mi ha fatto molto piacere risentire i miei partner, che poi sono diventati anche degli amici, e la situazione è difficile anche per tutti quanti. E in particolare la situazione più difficile è quella di alcune cantine, e quelle diciamo piccole, gli agriturismi, dove tutta la famiglia è coinvolta nel business familiare, dove la mamma fa le colazioni, la figlia si occupa dei booking e il papà magari coltiva le vigne per fare il vino che poi viene venduto al turista. Quindi diciamo che la situazione un po' più drammatica è vista da quel punto di vista da loro, appunto. Però per fortuna c'è un grande ottimismo da parte di tutti, sappiamo che questa sarà una cosa temporanea e che passerà. Adesso non si sa se nei prossimi mesi, se si riaprirà giugno, luglio, qualcuno sta ricevendo disdette fino a giugno, qualcun altro sta ricevendo disdette già per settembre, ottobre, però sicuramente il prossimo anno saremo tutti operativi e saremo tutti pronti a servire i nostri clienti, i nostri turisti, che vengono alla scoperta, certo, di arte, di cultura, ma soprattutto l'Italia nel mondo e anche enogastronomia. I nostri prodotti sono presenti in tutti i mercati e quando si parla d'Italia si parla di cibo, non ci sono paragoni. E quindi ecco, il messaggio comunque, io voglio dare un po' di speranza, voglio dare un messaggio positivo e speriamo che presto potremo tornare tutti quanti a viaggiare. Esatto. Sebastian, faccio a te la domanda che poi farò anche a Ilenia e a Giulio, che ha un problema col collegamento ma adesso si ricollega. Se tu dovessi dire una cosa che secondo te serve, che serve subito per rimettervi nelle condizioni di operare, che cosa chiederesti?
Hai sentito gli interventi di chi vi ha preceduto? Sì, 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 sì. Sono rimasto molto contento perché ho sentito anche posizioni originali, cioè non ho sentito dire soltanto ci servono soldi, cioè che ovviamente è fondamentale, liquidità, eccetera, ma anche con dei ragionamenti importanti. Quindi secondo me oggi sono uscite idee interessanti. Scusa Sebastian, vai. No, ci mancherebbe, guarda, un piccolo punto sulla domanda che mi hai fatto prima. I visitatori dei parchi divertimenti in Italia arrivano alla cifra di 22 milioni, quindi è come se un italiano su tre ogni anno andasse a visitare un parco divertimenti. Ovviamente non sono solo italiani, ma anche stranieri. Magari c'è qualcuno che ci torna anche più volte. Sicuramente, io tra questi. Una realtà come quella che può essere Gardaland, ma in realtà sono i grandi parchi italiani, che ce ne sono diversi sul territorio, durante la stagione arriva a occupare fino a 2.000 persone. Quindi un solo parco arriva ad occupare fino a 2.000 persone. E questo ovviamente dipende dalla dimensione. E su ogni aspetto, perché abbiamo dall'operatore di giostra, al marketing che viene rinforzato, ai servizi di ristorazione che ovviamente vengono rinforzati, eccetera. I tre parchi principali, che sono Gardaland, Mirabilandia e Leolandia, da soli ospitano 5 milioni di visitatori. E insieme, grosso modo, impegneranno tra le 5.000 e le 6.000 persone durante la stagione in piena attività. Questi sono i numeri, tanto per dare una macro definizione dei numeri. Il messaggio che io vorrei dare, se avessi qui davanti a me il nostro Presidente del Consiglio Conte, è uno, che è un messaggio univoco. Cioè il dramma, secondo me, in questo momento è che io in primis inseguo costantemente le uscite della stampa per capire che direzione stiamo prendendo. E ogni giorno si sente una notizia che è molto diversa da quella del giorno prima o addirittura opposta rispetto a quella della settimana. Io credo che qualsiasi governo in un momento come questo farebbe una difficoltà straordinaria ad affrontarlo, perché siamo di fronte a una novità, nessuno ha un manuale di istruzioni. Dall'altra parte però lo sforzo deve essere proprio quello di essere chiari e dare un indirizzo alle persone che ascoltano il governo che le deve governare. Se non c'è questo sforzo di chiarezza, si va veramente in difficoltà, una difficoltà che va oltre quella economica, quella emozionale, emotiva che stiamo tutti vivendo, ma va proprio in una situazione di incertezza, e l'incertezza è il danno peggiore. Chiarissimo, devo dire che è una cosa che è stata ricorrente in tanti ragionamenti e in tanti interventi, e mi pare che sia centrale. Giulio, stessa domanda. Domanda, ma io mi sono fatto qualche appunto su, diciamo, in 3-4 direzioni. Allora, una è di tema economico, una di tema organizzativo e una di tema, diciamo, di chiarificazioni. Ma parto dall'ultima, io mi attenderei quanto prima possibile dal famoso comitato tecnico scientifico di avere delle linee guida sulla gestione del mondo degli eventi, nel senso che il mondo degli eventi ad oggi è morto. Evidentemente sia gli eventi privati, che possono essere matrimoni o ricorrenze varie, nonché il mondo degli eventi business. È tutto fermo, evidentemente tutto cancellato, e non c'è nessuno che si può muovere, perché le location, così come credo i ristoranti, per quanto riguarda la gestione dei posti nei loro spazi, non sanno quali saranno le necessità da adempiere per un domani. Per dirti, a me è arrivata una richiesta qualche giorno fa per un evento a settembre-ottobre che mi ha quasi fatto capottare dalla sedia per la contentezza, ma c'erano alcune domande specifiche che mi sono state poste alle quali noi non siamo in grado di rispondere ad oggi, perché io non so quale sarà la capienza che potrò gestire nel mondo degli eventi post-Covid, e certo, quindi sapere quanto prima come potrà gestire questo tema. Per fortuna, diciamo, adesso, come ti dicevo, possiamo riaprire il pubblico. Vediamo adesso dal 18 di maggio come sarà la movimentazione extracomune. Ci sono state tante attività anche nel mondo delle dimore storiche, volte per esempio a permettere, non so, alle coppie di sposi di poter muoversi per organizzare un sopralluogo per un matrimonio all'anno prossimo, evidentemente cosa che non era possibile, anzi non lo è tuttora, perché non penso sia considerata una motivazione di necessità, insomma, evidentemente per spostarsi di comune in comune. E quindi questa è una cosa. Una seconda cosa, ripeto, torno al tema che ho detto prima sull'analisi, sulla gestione della governance del turismo locale. Io spero che anche a livello regionale ci possa essere veramente una riflessione su come poter spingere in maniera diversa
l'offerta turistica regionale, proprio perché ora, voglio dire, bisognerà riuscire a gestire i flussi in maniera diversa fra il turismo di massa e il turismo in qualche modo di nicchia. Io penso che comunque bisogna lavorare da distante. Se è vero che turisti stranieri non li avremo per i prossimi 6, 9, 12 mesi, vedremo, bisogna comunque lavorare da distante e riuscire a mettere in piedi un'attività di promozione digitale, perché tanto ormai il mondo delle fiere vedo poco futuro della destinazione in maniera professionale, articolata e coordinata, quindi utilizzando un po' tutti gli attori della filiera turistica, che non sono solo gli alberghi. Ora adesso non me ne vogliono gli albergatori, no, che sono evidentemente una delle parti più lese del comparto turistico, però il comparto turistico è evidentemente composto da tante altre realtà oltre agli alberghi, e la gestione di un territorio non è la gestione di un hotel, ma di un territorio nella sua interezza, in tutte le ricchezze che un territorio ha e in tutte le figure professionali che contribuiscono alla gestione della filiera. L'ultimo punto è di stampo economico, l'ho accennato prima, è che se contributi a fondo perduto a parte, di cui sto leggendo che in quota proporzionale alle perdite di fatturato probabilmente vi saranno, anche se evidentemente ridotti, perché la coperta economica sappiamo qual è, che perlomeno se voucher saranno da spendere nel territorio per andare a dormire nelle strutture ricettive, questi voucher possono essere anche estesi ad altre realtà, come i colleghi che mi hanno preceduto o che sono qui con me, e come anche per noi, insomma, ecco, questo sì. Chiarissimo, è anche molto preciso, devo dire. Ilenia. Allora, io credo che nel futuro ci sarà molta più consapevolezza e molta più attenzione all'offerta di intrattenimento. Purtroppo al giorno d'oggi non è più sufficiente comunicare che ho un bel hotel con una camera, con un king size bed, ho la spa, ho la piscina, ma è importante invitare le persone a conoscere tutto quello che c'è intorno e a motivarle per venire qui da noi. Il fare rete è sicuramente la cosa più importante in assoluto, non è più il tempo in cui ognuno coltiva il proprio orticello, ma dobbiamo lavorare tutti insieme, unendoci per creare un prodotto, un'offerta, che è tale. Per quanto riguarda il prossimo futuro, io mi sento fortunata ad essere veneta, perché noi viviamo in una regione che strategicamente è un sogno, ragazzi. Cioè, noi abbiamo il lago, abbiamo il mare, abbiamo la montagna delle Alpi e delle Prealpi. Ilenia, ti sei bloccata su Prealpi. Vediamo se riparte. No, mi sa che ci ha lasciato Ilenia. Una cosa molto interessante. Stava dicendo molto importante, ma abbiamo perso il collegamento. È stato un boicottaggio delle altre regioni. È stato un boicottaggio delle altre regioni che non erano contrarissime allo spot. Ti ricollego entro qualche secondo, visto che era l'intervento finale. Chiedo al volo, insomma, tanto finché aspettiamo che Ilenia riesca a ricollegarsi, il ragionamento che faceva prima, in particolare Giulio, sul tema del lavoro, diciamo così, di rete, e che stava riportando anche adesso Ilenia. Secondo voi come si fa? Cioè, come si fa questo lavoro di rete? Di che cosa c'è bisogno? Perché non si è fatto fino adesso anche? Cioè, questa è l'altra grande questione, ma vale anche per Sebastian, però partiamo da Giulio, che avendo il tema di una villa veneta ovviamente ha un tema di promozione del territorio molto forte, visto che c'entra molto poi dove quella villa è inserita e dove sta. Domanda bella complessa, penso che nasca da lontano. Sicuramente, come tutti sappiamo, viviamo nel paese dei mille campanili, e quindi poi in Veneto magari a maggior ragione, dove c'è questa cultura del fare da sé che ha portato tanta fortuna nei decenni passati, ma ora non è più assolutamente sufficiente. Quindi una fortissima parcellizzazione degli attori, e quindi un'incapacità di comunicare che ci si è portata dietro, credo, nei decenni. E spesso, o comunque in qualche caso, anche da parte di qualche attore, anche una non reale conoscenza dell'offerta locale. Quando io prima dico che la filiera turistica è fatta di tanti attori, io credo che un attore del territorio, se vuole essere competitivo e bravo nel gestirlo, nel venderlo, lo deve conoscere bene. Io non sono mica convinto che
tutti gli operatori del settore conoscano bene il territorio in cui competono e lavorano. Ripeto, ma che penso che ormai siano, come dire, frasi dette e ridette che tutti conosciamo: non si vende più il posto letto già al giorno d'oggi, no? Prima si è citato, il territorio è fatto di risorse molto articolate e quindi queste risorse vanno messe a sistema, vanno messe in rete. E poi credo che molto ha a che fare anche con la deficitaria, diciamo, architettura proprio e gestione del turismo a livello italiano, ancora prima che locale. Adesso mi viene per esempio in mente a pensare che, non so, a livello vicentino, ma penso tu che hai avuto anche esperienze istituzionali in comune, eccetera, penso che sia così in tanti altri comuni, non so, il fatto che sia separata la gestione del turismo dalla cultura, io lo trovo un nonsense di livello assoluto. Astronomico, voglio dire, la cultura è una parte degli elementi che contribuiscono all'offerta turistica. Che tanto più in un territorio come il nostro, se posso, nel senso che, cioè, dove di fatto l'offerta culturale è anche un pezzo cruciale dell'offerta turistica, quindi cioè, proprio qui è proprio un controsenso. Io sono parte in causa, per carità, ma voglio dire, in Veneto abbiamo la fortuna di avere oltre 4.000 ville, la civiltà della Villa Veneta è una civiltà che ci invita a tutto il mondo. Certo. Ora lasciamo perdere che ci sono alcune realtà che si sono aperte all'imprenditorialità e altre assolutamente no, però voglio dire, questo è un dato di fatto sicuramente certo. Grazie Giulio. Ileni, abbiamo preso un po' di tempo mentre aspettavamo che ti riconnettessi, se vuoi fare un... È stato bene, non so dove sono caduto. Eravamo arrivati a Prealpi. Ah, ok, stavo parlando sì del Veneto, del fatto di comunque quanto io e penso tutti noi ci sentiamo fortunati di vivere in un territorio così strategicamente, intanto localizzato e perfetto, perché abbiamo la montagna, il mare, le Alpi, le Prealpi, la città di Vicenza che è una città palladiana, la città di Verona che invece è una città medievale. Abbiamo veramente tantissimo da offrire. La cosa importante è anche quella di studiare, a mio avviso, il target che sta venendo a visitarci, perché non tutti i turisti sono uguali, tutti i turisti hanno delle esigenze diverse. Sono divisi per fasce d'età, sono divisi per capacità di spesa e anche per abitudine e cultura. Ci sono quelli, prima abbiamo visto, come si chiama, scusami, Pierpaolo Romeo di Giro Libero, che organizza il turismo legato allo sport. Io organizzo turismo legato all'enogastronomia, però dobbiamo avere un occhio di riguardo anche per le famiglie, per i bambini, perché i viaggi, adesso ci sono tantissime famiglie che si muovono e hanno anche i bambini, e bisogna pensare anche a loro, bisogna dare l'opportunità anche ai bambini di divertirsi. Certo. Io ti dico, per esempio, tra i miei partner, quando papà e mamma si vogliono fare una degustazione di vino, io ho sempre del succo d'uva per i bambini, perché è una cosa che comunque li coinvolge, è una cosa che li rende partecipi, è una cosa che li fa divertire, è una cosa che gli piace. Quando poi andiamo a fare un giro, magari nel vigneto, adesso ti parlo di Soave, che è la zona dove sono io, che è una zona famosa per i suoi vini minerali che derivano dal suolo vulcanico, io faccio la caccia al minerale. Finché mamma e papà stanno lì a capire di viticoltura piuttosto che di tecniche di vinificazione e altre cose, al bambino consegno magari una foto con un particolare sasso e gli chiedo di andarlo a cercare. Cioè, dobbiamo pensare che stiamo ospitando degli amici, dobbiamo dare il nostro meglio, dobbiamo cercare di renderli più felici possibili e fare in modo che quando tornino a casa raccontino a tutti della vacanza che hanno vissuto, perché il passaparola è impareggiabile. Grazie Ileni, nel senso che abbiamo chiuso secondo me questa lunga diretta perché abbiamo voluto vedere proprio tutte le sfaccettature, non tutte, ma insomma tante delle sfaccettature del mondo del turismo che è così importante per il nostro paese, anche con certamente insomma una segnalazione di quali sono i problemi, le difficoltà, ma anche con un messaggio di speranza e con un ragionamento che avete sviluppato, devo dire, tutti e che secondo me è chiave, perché come dicevo prima, come usciremo da questa vicenda è decisiva, perché ne usciremo ammaccati, ma possiamo uscirne avendo imparato delle cose fondamentali e quindi alla fine in questo senso sì, più forti, più deboli perché comunque si sentirà l'impatto, ma più forti in prospettiva.
Quindi io vi ringrazio per il tempo, per l'attenzione, per la disponibilità e vi auguro buon lavoro e un in bocca al lupo per le sfide e il tempo che avete davanti. Davvero, grazie mille. Grazie a tutti. Veramente tante che ci hanno seguito in questa lunga diretta sul turismo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Buona serata. Ciao, grazie.